attendente che ha creato un percorso di Giulietta Romeo. Quindi, come vi dicevo, a Verona c'è tutto Giulietta Romeo. Hanno messo anche questo balcone, vedete? Ecco il balcone di Giulietta, quello da dove lei si affacciava anche per parlare con Romeo, però questo non è quello originale. Il balcone originale della casa di Giulietta era molto più semplice come quello che vedete, quello è un balcone tipico medievale. Questo è un sarcofago antico, era molto bello, e l'hanno messo lì come balcone di Giulietta, ok? E là vedete invece la statua di Giulietta. Pensate ragazzi che abbiamo una casa di questa statua anche a Monaco, perché Verona e Monaco sono città gemelle. Sapete che in Europa ci sono delle città che si creano rapporti particolari, e quindi sono gemelle. E quindi noi abbiamo una parte della statua anche a Monaco, ok? E si dice che chi tocca la statua porta fortuna e lavoro, deve essere un segno bello lucido. Allora, vi lasciamo 2 minuti andare. Toccate velocemente, simpatica l'insegnante. Toccate velocemente, simpatica l'insegnante. Dai, andiamo anche noi. Tutti che toccano il seno, come mai? Perché? Perché porta bene. Ai ai ai, ai ai ai. Sono dure. Sono dure. Bambino, volevo trovare le molli. Vedi, le traumatizzano, perché quello convinto che siano dure. Senni, facciamo... Touch!